ed ora spazio alle interviste del dopo gara. Landa, una bella vittoria per il morale e anche per la classifica generale. Certo, no? Era tempo che non correva, che non finiva le corse, e tornare così forte e divertente mi piace molto. Attacco nel finale, siete andati via in due, avevi già programmato questo tipo di condotta? No, se ti dico la verità no, ma avevamo una squadra molto forte e se non era uno era altro, no? Penso sono andato io davanti, ma poi i miei compagni hanno fatto un po' fermarsi, no? Il gruppo inseguitore, sono contento. 22 secondi non sono tanti, ma non sono neanche pochi, si possono recuperare su Hamilton? Si prova, no? Mancano ancora 3 giorni, loro hanno una bella squadra, ma anche noi, allora si proverà sicuro. Ci si proverà di sicuro, questo ha detto Landa. Tra l'altro, curiosamente, avevamo avuto modo di scambiare qualche parola con Mikel Landa durante il foglio firma, gli abbiamo chiesto come va oggi, ma ha detto oggi proverò ad andare dietro al più forte quando attaccherà. Oggi il più forte è stato lui, ha trovato in Lewis Hamilton un valido compagno di fuga che ha così conquistato il simbolo del primato in questa edizione della settimana internazionale Coppie Bartali. Domani si correrà, come abbiamo detto, la terza tappa con partenza ed arrivo nella città di Forlì, come abbiamo detto, con il circuito della Rocca delle Camminate, che sarà affrontato per 7 volte prima della conclusione, prima di conoscere il vincitore di quella frazione ed eventualmente avere un nuovo disegno di quella che è la classifica generale. Una classifica generale che vede ora al comando questo ragazzo di 23 anni che arriva dall'Australia e che difende i colori della Mitchelton Scott, e si tratta di Lewis Hamilton. Si era già classificato in 7ª posizione alla settimana Coppie Bartali nella passata stagione, nel 2018, un atleta che ha modo di maturare con calma in un ambiente molto serio come quello della Mitchelton Scott, che domani si presenterà al via con un vantaggio di 16 secondi sui compagni di squadra Ohson e Schultz, ma soprattutto con 22 secondi nei confronti di Landa e 26 della Cruz.